Eccoci qui, Borghetto Europa e la location, Catania al vertice, è il consorzio che sta camminando a 100 all'ora per cercare di fare sentire la voce dello sport siciliano e dello sport catanese. Il primo premio di Catania al vertice con i campioni che premieranno i campioni, questa è la conferenza stampa di presentazione. L'8 dicembre ci sarà il premio allo Sheraton Hotel dove verranno premiati i grandi campioni siciliani ma soprattutto catanesi, su tutti anche Andrea Lo Cicero, il grande campione di rugby. Ma noi abbiamo ascoltato il presidente Bosco e anche il capitano della Domus Bet Catania Beach Soccer. Presidente Giuseppe Bosco, Catania al vertice cammina anche tanto, questo è il premio a distanza di un anno, un riconoscimento ai siciliani, i campioni premiano i campioni, diceva il presidente Nello Russo, però voi volete veramente aprire le porte di chi comanda, le porte della regione, le porte in questo momento avete trovato chiuse o il muro di gomma che avete trovato, perché qualcuno deve dare le risposte allo sport e allo sport catanese. Ma noi da un anno, da quando ci siamo consorziati, ci siamo prefissi degli obiettivi e ti devo dire che li abbiamo quasi raggiunti tutti. Il primo obiettivo era il Comune di Catania, sensibilizzare il Comune di Catania, abbiamo avuto questa apertura importante, abbiamo fatto i primi convegni, abbiamo avuto una grossa partecipazione, ora arriva questo grande premio che consacra insomma, i nostri atleti e a questo punto partiranno le prossime battaglie che sono sicuramente la Regione Sicilia e anche la scuola, perché la scuola si deve aprire allo sport e dobbiamo cercare i nostri bambini, i nostri piccoli, educarli direttamente dalla scuola. Ecco, una domanda però sulla Domus Bet Catania te la devo fare. Soares è tornato alla guida della nazionale brasiliana, adesso è un bel lavoro andare a trovare chi siederà in panchina nel prossimo anno, perché forse sei stanco di non alzare trofei. No vabbè, ma sai, l'atto di alzare un trofeo è il simbolo di un lavoro perfetto della stagione. Devo dire che in questi anni abbiamo fatto tanto bene, sono i risultati sportivi. Intanto saluto mister Alessandro Soares che ritorna a prendere una cosa che gli apparteneva, cioè la panchina della nazionale brasiliana. E poi per noi, ancora non ci stiamo pensando, è presto, ma abbiamo già 5-6 identikit che stiamo naturalmente verificando. Siamo col direttore della Domus Bet Catania Beach Soccer Santopalma. Oggi è un grande giorno perché Catania al vertice mette una pietra secondo me molto ma molto importante con questo premio, ma per alzare ancora di più la voce verso una Sicilia che in questo momento è silente ma invece dovrebbe aprire le porte soprattutto allo sport e allo sport catanese, che è uno sport d'élite. Assolutamente sì, viene istituito questo bellissimo premio dopo un anno di attività del consorzio, che tra l'altro ritengo una cosa molto utile, perché nei momenti in cui viviamo sicuramente l'essere compatti, l'essere uniti e tutti gli sport è sicuramente una grande forza, soprattutto nella gestione complessiva sia delle attività agonistiche che della fase proprio gestionale delle società, quindi sicuramente è una bellissima pietra su quello che deve essere il futuro dello sport a Catania. E quando viene rappresentato da tutte queste società che vediamo, che si occupano di tutti gli sport, sicuramente deve essere un futuro radioso per forza. Soares è stato un anno a Catania, è tornato alla guida del Brasile, ha subito vinto, ora Catania deve trovare l'allenatore. A te, al presidente, trovare il nome giusto per la Domus Bet Catania, che adesso non vuole più sentire la parola zero nella conquista dei trofei, perché sono passati troppi anni. Beh, sicuramente non sarà una scelta facile quella che dovrà fare la società, anche perché sostituire Soares non è né semplice né anche facile per chiunque arrivi. Probabilmente questo è un attimo può essere visto come una ripartenza sotto aspetto del progetto tecnico, perché sicuramente dovrà arrivare un nuovo allenatore. Auguriamoci che chiunque arrivi riesca a portarci al successo, anche se comunque la Domus Bet lavora sempre per il successo, quindi prima o poi arriverà. È meglio che non diventa un qualcosa di irraggiungibile. Intanto arriverà, è questione di tempo e basta.